sintetico perché in 6 anni, dal 2010, mi ha fatto tantissime cose. Cerco di fare prima una sintesi di cosa siamo e poi di cosa volevo fare. La cooperativa, innanzitutto mi presento, sono Fezza Vladimir, sono il fondatore della cooperativa sociale Scaccomatto di Porto Maggiore, in provincia di Ferrara. La cooperativa nasce nel 2010 da una mia idea, perché ho fatto un percorso di studi di formazione professionale in ambito psichiatrico, cioè io sono uno psicologo che si occupa di psichiatria. Nel 2010 praticamente, mi viene questa idea dopo un anno di percorso di formazione all'interno del CSM di Porto Maggiore, dove si occupano di aspetti clinici degli utenti psichiatrici, e da lì decido di andare presso LegaCoop, che è un ente di promozione delle cooperative sociali, per costituire questa cooperativa. Considerate che nel percorso non ho mai trovato i soci adatti per l'attivazione di questa cooperativa. Quindi mi reco nel 2010 presso LegaCoop e dico: voglio costruire questa cooperativa, e poi mi dico: guarda, cerca di trovare dei soci, perché sennò da solo non vedi la sua parte. Ovviamente ho fatto questa ricerca e non sono riuscito a trovare nessuno, perché il progetto era veramente ambizioso. E quindi cosa faccio? Invece che cercare i classici operatori, vado alla ricerca degli utenti. E quindi mi trovo di fronte due utenti e con loro ricostituisco la cooperativa, e questo è il 2010. Dal 2010, e vado molto velocemente, mi sono ritrovato immediatamente in una crescita spaventosa. La mia idea era così vincente che a distanza di 6 anni la nostra cooperativa è partita con 3 persone, oggi segue 110 utenti in campo psichiatrico. Attualmente siamo 30 dipendenti, il costo di questa cooperativa è solo di 10.000 euro e quest'altro anno tocchiamo circa il 1 milione di fatturato. L'attività commerciale è basata sugli aspetti riabilitativi di questi ragazzi, attraverso dei percorsi di vita, quindi questi ragazzi vengono trasferiti verso la nostra cooperativa dopo percorsi lunghi di comunità, dopo 10-20 anni di comunità, arrivano a noi. Noi abbiamo attualmente circa 11 gruppi appartamento dove questi ragazzi abitano e fanno un percorso di vita verso l'autonomia. Considerate che un paziente psichiatrico dopo 20 anni di comunità non è più capace di fare niente, quindi non è più capace di lavarsi, di farsi da mangiare, in un modo autonomo ovviamente, e non è neanche capace di lavorare. Quindi tutti questi percorsi che stiamo facendo con questi ragazzi sono volti all'autonomia. Cosa abbiamo costruito insieme a questi due dipartimenti? Abbiamo costruito tutti dei percorsi di lavoro che permettesse loro di cominciare a lavorare. Quindi abbiamo cominciato ad aprire delle attività commerciali all'interno della cooperativa e abbiamo cominciato con dei bar, come fanno un po' tutti, come le cooperative, quindi adesso attualmente abbiamo 2 bar, uno all'interno dell'ospedale di Argenta, a Ferrara, e l'altro in centro a Ferrara, che è un bar da tavola calda. In queste due attività commerciali di bar, praticamente i ragazzi si sperimentano, incominciano l'insegnamento lavorativo. Considerate che questi ragazzi non sono neanche capaci di fare un caffè, perché vengono da un percorso di cura lunghissimo, in più ci si mette la malattia, la regressione, diciamo, psichiatrica. Sono ragazzi psicotici, schizofrenici, sono i classici ragazzi che voi vedete per strada, che sono quelli che parlano da soli praticamente, quelli che pensano di essere Dio o Belzebù, o parlano con il diavolo, o hanno un microchip. Praticamente sono quelle persone che ovviamente dal punto di vista di competenza siamo pari a zero, quindi bisogna ricominciare da capo con questi ragazzi, e pian pianino attraverso i nostri operatori cominciamo a lavorare. Oltre a questa attività commerciale di bar e tavola calda, cosa ci siamo inventati? Ci siamo inventati praticamente l'idea di fare un'impresa di manutenzione straordinaria e ordinaria all'interno degli appartamenti, e quindi abbiamo istituito, diciamo, una ditta che fa tinteggiature, sgombri, traslochi, manutenzione all'interno degli appartamenti, e insieme agli operatori qualificati accompagnano i ragazzi, quelli ovviamente più competenti, a fare le tinteggiature, le manutenzioni di tutti questi lavori. Qual è stato il successo della cooperativa in questi anni? E la faccio un po' breve, perché tutte le nostre attività sono molto molto capillari, perché ovviamente dobbiamo fare tutti i progetti individualizzati su ogni utente. Ho pensato 110 utenti, ognuno di loro va seguito in un modo diverso rispetto a un altro, perché uno può essere psicotico, uno può essere schizofrenico, uno avere una depressione maggiore, uno essere un disturbo di personalità, essere un border, e quindi tante, tante varietà tutte insieme e vanno gestite. Qual è stato il grande successo? È quello di sganciarsi dagli enti pubblici, cioè mentre la cooperativa classica ha la tendenza di fare delle gare d'appalto, dei bandi, e vincere o proporre attraverso affidamenti diretti attraverso gli enti pubblici, che per noi sono le ASPI, di Patrimonio Sottomentale, il Comune, abbiamo cominciato a dire: ok, noi i rapporti di lavoro li facciamo direttamente con l'utente. Quindi l'utente è lui, insieme alla sua famiglia, a pagare la retta
ad esempio per stare in un nostro appartamento. Questa è un'idea vincente perché ci permette di essere molto molto veloci dal punto di vista del business, e quindi l'idea è quella di sganciarci definitivamente dal pubblico e quindi autofinanziarci attraverso le esigenze dell'utente stesso. Perché se oggi dovessimo pensare che l'utente va al servizio, poi il servizio me lo manda alla cooperativa, passa un anno. Mentre se l'utente arriva presso il nostro sportello che viene aperto a Ferrara, lui arriva, lo ascoltiamo, fa l'accesso e entro una settimana lui parte col progetto. Questa è la differenza tra privato e pubblico. È ovvio che tutte le famiglie non hanno risorse economiche. E noi cosa facciamo attraverso il nostro studio di progettazione all'interno del nostro ufficio? Creiamo il progetto individualizzato, lo proponiamo all'ASLA dicendo la famiglia di un progetto che costa 1.000 euro al mese, la famiglia ce ne mette 800, non ci arriva 1.000. E chiediamo al servizio di dare un sussidio alla famiglia per intervenire a sostegno della famiglia. È ovvio che oggi il nostro partner è comunque il Dipartimento di Salute Mentale, ma con questa modalità diversa, cioè loro mettono una piccola fetta rispetto a quello che doveva essere prima il 100%. Gli sbrighiamo tutta la faccenda e ci pensiamo praticamente tutto noi all'aspetto progettuale. Questo è stato molto molto veloce negli anni, la cooperativa si è stabilizzata quest'anno, praticamente in modo mente questo anno con lo raggiungimento del milione di fatturato si stabilizzerà praticamente, sperando che i ragazzi il trattamento psichiatrico non aumentino comunque il territorio ferrarese, dovremo comunque riuscire a governare questa cooperativa con altre magari piccole attività, artigianali, qualsiasi attività che possa permettere loro di lavorare. Di questi 110 ragazzi, poi concludo, di questi 110 ragazzi in trattamento psichiatrico, il 50% è sull'asse lavoro, cioè oggi 50 di questi ragazzi lavorano, hanno 35 sono in tirocinio formativo presso queste nostre attività commerciali e 15 sono stati assunti dalla cooperativa. Questi 15 sono stati assunti dalla cooperativa, sono diventati soci e attualmente i 30 dipendenti che dicevo all'inizio, i 30 dipendenti della cooperativa che sono soci, il 50% sono ultra professionisti, quindi infermieri, psicologi, educatori, tecnici della riabilitazione psichiatrica, e l'altro 50% sono utenti. Questa è la sfida nostra di essere rapporto uno a uno e insieme aiutiamo tutti quelli che verranno. Rinardone, sono direttore di Auxilia. Auxilia è un'organizzazione che è composta da due entità, qualcuno di voi forse mi ha già vista nel precedente incontro, è composta da due entità, una è la ONLUS che è nata 13 anni fa in Friuli, dove ha sede attualmente, oltre ad avere alcune sedi regionali sparse sul territorio nazionale e all'estero, e l'altra è la Fondazione che è nata invece recentemente, quindi da un anno e mezzo. Lo scopo della nostra organizzazione è quello, per dirlo in due parole, di creare opportunità alle persone, in particolare alle donne e ai bambini. Questo è l'obiettivo di Auxilia e questo è i nostri beneficiari. L'80% delle nostre attività le facciamo all'estero, quindi facciamo attività di cooperazione internazionale, all'estero facciamo in Italia in progetti con ad esempio carcere, in particolare noi lavoriamo in Friuli con il carcere di Trieste che ha, è l'unico con la regione di avere la situazione femminile su un progetto di genitorialità. Nelle scuole, perché crediamo che bisogna iniziare con i ragazzi, perché poi i ragazzi sono molto sensibili ai temi della cooperazione, della collaborazione, ma anche della consapevolezza di sé, prima di parlare di cooperazione è bene creare una buona consapevolezza di sé, dei propri diritti, dei propri doveri, di sapersi interfacciare con gli altri, che non devono essere per forza ragazzi nei paesi a migliaia di chilometri da noi, ma può essere vicino di banco, l'amico che trovano al parco. Le attività di cooperazione oggi, perché abbiamo lavorato veramente in tanti paesi in questi 13 anni di vita, sono in particolare in Sri Lanka, paese dove siamo presenti dal 2004, da quando c'è stato lo tsunami, in Siria, in particolare nel confine, ovviamente il confine tutto siriano, perché in Siria, a parte il campo profughi di Afrin, dove siamo presenti con il sostegno di una scuola, abbiamo 500 bambini, quello si può, un campo profughi che ha superato 30.000 persone, purtroppo. Siamo presenti in Congo, abbiamo costruito, abbiamo appena finito la prima ala a giugno di un ospedale pediatrico vicino a Kinshasa, al Sele, e in Tunisia con i nostri progetti di micro imprenditoria femminile.
dove siamo, come dicevo, l'obiettivo è la donna che quasi sempre ha poi con sé i bambini. Le attività che noi facciamo sono attività di empowerment, quindi formazione, crescita, sviluppo psicofisico in alcuni casi. Ricordiamo che in Sri Lanka noi abbiamo lavorato dal 2004 con bambini soldati, che poi sono diventati adulti, che hanno avuto figli, quindi molte volte le donne sono più subite violenze, sono mamme sole con i propri bambini, quindi vivono anche una situazione particolare di disagio e di emarginazione. Oltre allo sviluppo, quindi al sostegno psicofisico, formazione professionale e avvio all'attività professionale, perché noi crediamo che una donna per essere libera debba essere autonoma e autonoma economicamente, perché in questi paesi che ho citato dove siamo presenti le donne vivono in una situazione marginale e possono, diciamo, riprendere un pochino, no, il ruolo della vita sociale solo se sono portatrici di reddito e riescono a sostenere se stesse, la propria famiglia e i propri figli. Perché sono qui oggi? Perché io credo, noi crediamo come organizzazione, e da qui anche la nascita della fondazione, con la fondazione di partecipazione, che tra l'altro lavora in ambito di formazione ancora e artistico, perché nasce da un patrimonio di opere d'arte. Crediamo che sia fondamentale il ponte tra il profit e il non profit. Ho sentito parlare prima di responsabilità sociale di impresa. Sono sempre di più, devo dire, le aziende che, quindi profit, che si avvicinano profit per fare responsabilità sociale, perché crede che debba ritornare al territorio quello che ha in qualche modo ricevuto in varie forme. Ed è giusto che lo faccia per tutti, per gli stakeholders, per i produttori, per i dipendenti, per i banchi, per chiunque gravita intorno all'impresa, ma è giusto anche perché, ad esempio, le aziende che fanno internazionalizzazione, probabilmente cominciamo a spostare un po' il concetto di internazionalizzazione a quello che invece è il discorso del concetto della cooperazione. Ci sono vari modi per collaborare, no? Tra profit e non profit. Questa sera credo che abbiamo veramente centesimi di minuti, per cui magari è un argomento che a me farebbe piacere approfondire con chi di voi ha un'impresa. Prima Cartigiani tra l'altro lo conosco perché adesso mi è venuto in mente la macchina che fa il software, ma adesso magari non solo il soft, ma quello ricordo. E dicevo, è importante il crowdfunding, sono importanti varie forme di finanziamento, però credo che valga veramente la pena, ripeto, se avete voglia, se Massimo avrà ancora piacere di ospitarci, di spendere un po' di tempo, perché capire che effettivamente il terzo settore non è sempre e soltanto a chiedere soldi. Il terzo settore in questo momento, che risulta, copre anche una parte importante della aspetto anche lavorativo in Italia e non solo, in questo momento chiede e dà la possibilità di collaborare, che è diverso, no? Cioè noi partiamo con la campagna natale per le aziende, per i privati, e quindi avete la possibilità, se volete, di adottare un'imprenditrice in Sri Lanka piuttosto che un bambino, perché abbiamo le attività di sostegno a distanza. Ma credo che sia più importante soffermarsi un attimo e valutare insieme le possibilità che ci sono di crescita per tutti, perché tutti poi viviamo qui, e quindi in questo pianeta intendo, e quindi vale la pena di, insomma, soffermarci un attimo e vedere che cosa possiamo fare tutti insieme, profit e non profit, quindi mi auguro, insomma, di potervi rivedere. Scusate, non ero preparato all'intervento, quindi sono anche breve, dunque io sono la parte commerciale di un'azienda, di una piccola azienda, che un'azienda nel settore edile. Quando si parla di edile oggi si pensa subito a un'azienda in crisi, invece noi in controtendenza negli ultimi 3 anni abbiamo raddoppiato il nostro fatturato. Siamo nel settore il nostro core business è quello di smaltimento dell'Ethernet e rifacimento dei tetti, quindi questo maledetto Ethernet che ce n'è tantissimo da smaltire. L'Italia si è impegnata a smaltirlo entro il 2028, però non ce la faremo, no, assolutamente, ce n'è talmente tanto. Ecco, nonostante l'azienda vada bene, in questo momento ci siamo avvicinati all'ingegner di Melma per
darci una mano a diversificare la nostra attività. Quindi andiamo verso l'energia alternativa, l'ecosostenibile, tutte queste forme di energie che una volta che siamo sul tetto al cliente vediamo di finirgli il lavoro. Anche perché oggi dobbiamo fare capire al cliente che nonostante siano finiti gli incentivi è più conveniente adesso fare un impianto fotovoltaico o un impianto solare termico rispetto a quando c'erano gli incentivi, per tanti motivi, non sto qui a motivare queste cose. Ecco. Quindi assieme all'ingegner di Mena stiamo portando avanti un discorso di questo tipo, tutto, poi avremo modo di approfondire le cose. Grazie. Sono stato...